Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vedo andare verso il mio posto di lavoro. Io ho un negozio di informatica a Siracusa in via Reirone II al numero 12 e chiunque volesse venirmi a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20. Il sabato solo mattina, la domenica chiuso per riposo settimanale. Oggi appunto è sabato, buon fine settimana a tutte e a tutti. Allora, di cosa parlare? Io generalmente in questa diretta parlo di diversi argomenti. Oggi invece parlerò solo di uno, che è esattamente le terme bizantine. Ricordate, in questi ultimi giorni ne ho parlato sempre più, l'idea che nasce dalla segnalazione di un cittadino. Noi scriviamo immediatamente a chi di competenza, quindi la Soprintendenza dei Beni Culturali, la quale il giorno dopo stesso ci contatta, ampia disponibilità, facciamolo. Ci cominciamo a muovere, cominciamo a chiedere disponibilità a alcuni cittadini, cominciamo a capire cosa serve da un punto di vista anche strutturale, quindi che tipo di vernice, perché noi vogliamo anche riverniciare la ringhiera, che tipo di attrezzature servono. Cominciamo a indicare anche una data, inizialmente doveva essere il 17 settembre, sabato, tuttavia ieri dalla telefonata con il referente della sovrintendenza il 17 non è una data disponibile, per cui si è pensato di fare o il 10, quindi sabato prossimo, oppure il primo o il 2 di ottobre. Ora, ieri ho fatto un rapidissimo sondaggio e ho trovato che comunque c'è più disponibilità per fare l'operazione sabato prossimo 10 settembre nel pomeriggio, quindi segnate ora nei vostri taccuini settimane, comunque nel giro di entro lunedì, dico dai, lunedì o martedì definiamo anche l'orario esatto in cui faremo l'operazione. L'operazione consisterà nel accesso, bonifica, diciamo delle piccoli rifiuti che ci possono essere, estirpare le erbacce che ci sono, non sono veri e propri arbusti, sono erbacce fortunatamente abbastanza basse, non ci sono veri e propri alberi, come accanto ad esempio all'antico arsenale greco. Qua siamo nella zona, diciamo fortunatamente senza arbusti, quindi l'operazione dovrebbe essere abbastanza semplice. Ora vediamo di procurare tutto il necessario, quindi guanti, sacchi, poi chiederemo al gestore di passare il giorno dopo a raccogliere tutto quello che noi differenzieremo e gli spacci. Per quanto riguarda la ringhiera servirà a dare una scattavetrata, quindi servirà appunto la scattavetrata e poi la vernice ai pennelli. Abbiamo chiarito ieri con la Soprintendenza che l'antracide non va assolutamente bene, dovremmo utilizzare un colore neutro verde, tipo quello che si utilizzano nei giardini, oppure un colore grigio. Sembrava banale, ma adesso chiederemo una serie di quotazioni alle aziende e compreremo la vernice al miglior rapporto qualità-prezzo. Ovviamente noi facciamo tutto in autofinanziamento, la Soprintendenza non ci dà un centesimo perché non hanno disponibilità economiche. E adesso veniamo agli appelli. Beh, il primo appello ovviamente è quello a chi volesse dare una mano anche economicamente a fare una piccola donazione. Ma andiamo agli appelli, quelli umani. Allora, il primo appello che mi sento di lanciare è sicuramente a tutte quelle persone, cittadini, siracusani, che hanno a cuore la nostra città. Che tu sia un percettore del reddito di cittadinanza, che tu sia un professionista, un dipendente pubblico, vieni sabato prossimo, giorno 10, e dai una mano. Approfittane anche, viene da dire, perché non è che tutti potranno mai mettere, possibilmente capitare l'occasione di mettere i piedi all'interno di quell'area, parlo delle, appunto delle terme bizantine, che è un'area comunque che come sapete è chiusa. Il mio sogno è un giorno che magari si possa ridare fruibilità ai nostri piccoli tesori. Infatti chi mi conosce sa che l'idea, quella che io chiamo in questo momento fase 1, ovvero quella della bonifica, poi una fase 2 che sarà quella della ristrutturazione a carico ovviamente del condominio che ci sta sopra e della Soprintendenza, che stanno concertando e comunque troveranno una soluzione, e poi una fase 3 che sarebbe secondo me fantastica, quella di un affidamento e una fruizione appunto di questo tesoro, che magari sia un inizio per tutti i nostri tesori chiusi sotto chiave che abbiamo ma che non vengono utilizzati. Un secondo appello lo voglio lanciare, quindi il primo appello alla società civile, il secondo appello lo voglio lanciare alle categorie di imprenditori, alle categorie anche di referenti delle varie
confederazione, parlo ad esempio, che ne so, degli albergatori, no? Voi quando i vostri turisti vi vengono a trovare, immaginate loro che magari se riescono un giorno a poter entrare alle terme bizantine, piuttosto che magari in questo momento vederle, apprezzarle pulite, magari con una cartellonistica adeguata, magari con una cartellonistica non vandalizzata, sicuramente tornano a casa con quel sorriso in più che fa poi ritornare anche a Siracusa e quindi ritornare nelle vostre strutture. Venite anche voi in prima persona, venite anche voi ad aiutare la nostra città a migliorare. Il terzo appello lo faccio alla classe politica, tutta, che va dal sindaco, all'assessore alla cultura, all'assessore all'ambiente, all'assessore alle politiche sociali. Voi che siete i referenti di questa città, della città, perché ovviamente non siete solo i referenti di chi vi ha votati, voi dovreste essere le prime persone a essere là presenti. Ora qualcuno mi dirà, ah, ma questa è competenza della sovrintendenza e non del comune. Io quando ho scritto alla sovrintendenza ho messo anche il sindaco per conoscenza, il quale non ha assolutamente neanche risposto a dire, che ne so, bella iniziativa, vedremo come possiamo aiutare, perché caro sindaco di Siracusa, le terme bizantine sono lì, ma sono anche tue, dei tuoi concittadini che tu rappresenti. Quindi io mi aspetto che sabato prossimo il sindaco di Siracusa, magari senza fascia tricolore, magari vestito in maniera casual, viene anche lui a estirpare qualche erbaccia. Disse l'assessore alla cultura, vede caro assessore alla cultura, le terme bizantine dovrebbero far parte della cultura, quindi credo che lei sia l'assessore al ramo. L'assessore al verde, ovviamente c'è da estirpare molte erbacce, per cui sono certo che lei sarà presente lì e tirerà fuori qualche erbaccia. L'assessore, ritorno prima alle politiche sociali. Perché mi sottolineo l'assessore alle politiche sociali? Perché secondo me è bello, sarebbe bello far partire dei progetti utilizzando i percettori del reddito di cittadinanza per riqualificare quelle aree e ridarle alla città. Ripeto, dopo un iter che ovviamente dovrà contare sui pareri, sulle autorizzazioni, in questo caso della Regione Siciliana, tramite l'assessorato, pardon, la sovrintendenza ai beni culturali, no? Quindi diamoci tutti una mossa, è importante per la nostra città, è importante che quei piccoli grandi tesori, in città ce ne sono tanti, le terme bizantine sono uno dei tanti tesori chiusi a chiave oppure sotto le erbacce, sotto cumuli di rifiuti. Ridiamo dignità alla nostra città, cerchiamo di restituire questi tesori al mondo, perché io ricordo, vorrei ricordare che Siracusa è patrimonio UNESCO, Siracusa è una delle meraviglie del mondo e io davvero sono stanco, molte volte mi rapporto con i nostri concittadini che appena mi sentono portare avanti queste iniziative mi si lamentano, ma cambiamo verso, cambiamo orientamento, punto di vista. Io lo so che la stragrande maggior parte possibilmente non gliene può fregare di meno della nostra città, però è importante, proviamo a ridisegnare la nostra città, proviamo a rivoluzionarla. Ecco, io non vorrei utilizzare parole che poi magari possono pensare a qualche cosa politica, perché come tutti sanno, penso lo sanno oramai le pietre, io non mi devo candidare a nulla, non devo fare campagna elettorale, per cui il mio puro spirito di riqualificazione urbana, ecco, chiamiamola come volete voi, però mi aspetto che sabato pomeriggio, sabato 10, adesso creeremo l'evento Facebook, sarete disponibili, sarete presenti come volontari. Se qualcuno, io non ho nessun tipo di problema a dirlo, se qualcuno dice, signor Russo, io per venire ho bisogno di un piccolo contributo per pagarmi la benzina, io ve lo faccio il piccolo regalino, non è un problema, però io vorrei che cambiasse la mentalità, vorrei che venga dimostrato che non è vero che i percettori di cittadinanza stanno sulle poltrone, non vogliono fare nulla, come vi dice alcune parti politiche. Io sono certo che sabato pomeriggio ci saranno molti percettori del reddito di cittadinanza che saranno lì e daranno il loro contributo. Io sono certo che la politica sabato pomeriggio sarà lì per iniziare un iter
all'interno di uno dei nostri tesori, che poi piano piano possiamo portare, replicare, duplicare come buoni esempi per fare in altri tesori della nostra città. Siracusa pulita è sicuramente più bella di Siracusa chiusa a chiave sotto le bacce. Quindi vi aspetto in tante, intanto ringrazio tutte le amiche e gli amici che ieri mi hanno scritto, nuovi amici che io non sapevo facessero anche volontariato civico, che hanno dato già disponibilità per sabato pomeriggio. Spero saremo in tanti, in tante, che sia un nuovo inizio per riqualificare, per ridare diciamo questi piccoli tesori sicuramente ai siracusani, ma sicuramente a tutte quelle persone che visitano Siracusa. Appello finale, vi aspetto, ripeto, per l'ennesima volta e poi me ne vado a lavorare. Sabato pomeriggio 10 settembre, io suppongo orario indicativo sarà intorno alle 15:30, per poi finire quando comincerà l'imbrunire. Buon fine settimana a tutte e a tutti da Salvo Russo. Per contattarci 347 10 97 484, alla fine di questa diretta metteremo il link per compilare il modulo di adesione, è importante, mettete nome e cognome, vostro numero di cellulare, basta. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo.